Ciao ragazzi, sono Daniele Proietti, benvenuti in questo nuovo video. Come si misura e dove si vede il livello del liquido del radiatore di raffreddamento dell'SH? Dove sta? Io ero abituato che c'era il radiatore sopra la vaschetta e il tappo, ma dov'è? Un'altra cosa molto importante è quella che probabilmente tanti dicono: no, l'SH non si misura, c'è bisogno di controllare il liquido perché non va controllato. Ma non è vero! Come tutte le macchine, come tutti i motori, come tutti gli scooter, come tutti i motori a scoppio che vanno con chi c'hanno il radiatore, gli va controllato regolarmente. Quando qualcuno vi dice no, l'SH non gli va cambiato, non ci rifà niente perché non c'è il tappo, è chiuso, è circuito chiuso. Ma che dite? Non è vero. Andiamo a cercare il tappo, il liquido, perché ogni tanto il libretto ci dice che ogni 12 mesi va fatto il controllo, diciamo anche prima, che ogni 3, 4, 5 mesi dovremmo andare a controllare il livello del liquido della vaschetta. Ma dov'è? Ok, andiamo a cercare questo liquido. Ed eccola qua la vaschetta del nostro radiatore. Cioè dite, ma come, dovrebbe stare in alto? Vabbè, l'hanno messa in basso, non lo so, non si sa perché l'onda ha fatto questa cosa malata. Eccola qua, eccola! Ora andiamo a vedere la misura del nostro liquido. Abbiamo bisogno di molta luce perché non si vede assolutamente nulla. Allora, se noi ci avviciniamo, vi faccio vedere, eccolo qua, questo è il liquido che si trova. Allora, noi teoricamente dovremmo vedere il liquido, secondo gli ingegneri malati dell'onda, lo dovremmo vedere di qua. Secondo loro noi dovremmo vedere la vaschetta dal buco del cavalletto qui sotto. Secondo loro questa è la finestrella per vedere il liquido del radiatore. Ma questi sono matti! Ma sono matti! Ma come gli viene in mente? Ma come gli viene in mente di usare questa finestrella e poi non si vede nulla, non si vede? Allora, se io ci metto la luce così d'aperto, se io ci metto la luce sopra, qualcosa lo vedo che è rosso perché il liquido è rosso, ma la tacca non si vede. Facciamo così, vi dico direttamente io, vi faccio vedere qual è il liquido giusto, così voi tutte le volte che aprite qui sopra il tappo e vedete che c'è il liquido, qui ci infilo un dito, eccolo, se ci vedo il liquido vuol dire che ok, la vaschetta ci sta quasi. Prendiamo un metro, andiamo a misurare quanto sta. Allora, eccolo qua, sta praticamente il punto massimo, toccandolo dal bordo, a 5, vediamo un po', 5 centimetri. Metto il metro e fallo toccare appena sull'acqua, 5 corrisponde al bordo, quindi se sta a 5 vuol dire che è pieno. Un altro metro per misurare il liquido dall'esterno senza che smontiamo tutto quanto, e facciamo come l'olio, e cioè prendiamo una stecca. Io qui ho preso un pezzetto di legno, voi magari prendete uno stecchino, stuzzicadenti, qualcosa di legno che si bagna e che ci fa vedere il liquido. Io lo infilo tutto quanto e aspetto un attimo e tiro su, eccolo qua, non so se si vede, arriva fino a qua. Misuriamo, vediamo un po'. Ok, questo è circa 3,5-4, io direi 4. Facciamo in questo modo, lo faccio così, qua, 4. Ok, questo è il mio max, eccolo qua. Quindi io prendo il mio livello, la infilo dentro, tiro fuori e si arriva qua. Ok, ci siamo, perfetto, perfettissimo. Sì,
Ok ragazzi, possiamo finire qui il video. Anche questa l'abbiamo superata con gran successo. Ci siamo creati la stecca dell'acqua. Questa è l'unica soluzione più rapida e efficiente per misurare il liquido dell'acqua nella vaschetta del radiatore dell'SH300. Oh, dico io, ma mettimi una finestrella, no? Una finestrella, mettimi un pezzo di carta trasparente dove io vedo i livelli, no? Invece no, l'hanno chiusa secondo la loro mente malata. Io dovrei vedere il livello attraverso lo spacco del cavalletto laterale. Quindi voi andate nel vostro SH200 e cercate di vedere dalla finestra lì sotto se si vede il livello della vaschetta. Mi raccomando, guardate anche l'altro video dove spiego come fare la sostituzione del liquido del radiatore, dove vi dico anche quale liquido utilizzare e fare lo spurgo dell'aria al meglio e il cambio in modo migliore, anche perché quello è abbastanza complesso. Ok ragazzi, possiamo finire quel video. Se vi è piaciuto lasciate un commento, un mi piace, mi raccomando iscrivetevi, sotto c'è anche la campanella, iscrivetevi almeno così rimanete aggiornati sui video che faccio in tempo reale, vi suona, sotto c'è il tasto iscriviti, sotto. Spero il video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto lasciate un commento e un mi piace, e per ogni mi piace una stecca dell'acqua per tutti. Bene ragazzi, ciao, ci vediamo alla prossima.